Attendiamo il fischio dell'arbitro. Parte Severini con la destra, conclusione centrale, prova la parata corso, non ci riesce perché termina comunque in rete. È il pareggio dell'Alitalia, ancora grande gol, ancora Severini. Che si gira al limite dell'area, palla persa, la recupera l'Alitalia, contropiede con Severini che posto palla, prova a saltare un avversario, ci riesce col sinistro, tira col destro e arriva l'incredibile doppietta da parte di Severini, uno più bello dell'altro, due pari al quindicesimo. Infatti si dimostrò tale perché poi vinse. Quest'anno è tornata all'Alitalia. Attenzione a questa palla per Severini. Severini davanti alla porta. Conclusione e la tripletta da parte del numero 22. A 15 dalla fine l'Alitalia passa in vantaggio per la prima volta in questa partita. Rimpallo provoca una contropiede con Severini. Uno contro uno. Riesce a saltare un avversario sulla porta sul destro. Va la conclusione. Che gol! Severini, un fenomeno in campo. 10 alla fine, 4 a 2. 4 gol di Severini. Da parte di un giocatore degli Hammers troppo vicino alla palla, attenzione ancora Severini, conclusione e arriva l'incredibile pokerissimo da parte del numero 22, un altro gol, il quinto, 5 a 4 per l'Alitalia a 1 dalla fine. Da parte del direttore di gara che dovrebbe aver concesso molti minuti di recupero, attenzione intanto a Severini, Severini davanti alla porta e arriva il 6 a 4 che chiude anche la partita. Severini mette la pietra tombale, 6 a 4 per l'Alitalia, seconda vittoria consecutiva e sale a 17 punti la squadra in verde, rimane a 9 la squadra di casa, gli Hammers, che anche oggi non riescono a interrompere la striscia negativa.